Innanzitutto stiamo seguendo la situazione dei nostri connazionali, sono 7 con passaporto italiano, 7 con passaporto italiano e palestinese, più 5 familiari. Ci auguriamo che possano uscire attraverso il valico di Rafah il prima possibile. Sono in contatto con il nostro consolato a Gerusalemme, sono in contatto con la nostra ambasciata al Cairo, che li andrà a prelevare quando sarà possibile abbandonare la striscia di Gaza. L'impegno dell'Italia è quello per la de-escalation, e quindi per cercare di far sì che intanto i nostri connazionali possano tornare in Italia. E io ho detto che ascolterò quando vorrà Salvini illustrarmi le sue idee sul Medio Oriente, pronto a confrontarmi e discutere con lui, ma la posizione del governo è chiara: Hamas è un'organizzazione terroristica. Quello che conta è il testo definitivo che andrà in Parlamento. Noi non vogliamo assolutamente presentare emendamenti, quindi sono convinto che si troverà un aggiustamento entro i prossimi giorni, in modo che il testo lunedì, martedì possa arrivare al Senato e possa essere approvato in tempi rapidi. Per noi la casa, il Presidente del Consiglio ha detto in maniera molto chiara che non ci saranno prelievi diretti sui conti correnti, questo è un fatto molto importante, e poi non bisogna dare retta troppo alle chiacchiere che ci stanno sui giornali. Ecco, sulla cedolare secca stiamo vigilando, stiamo discutendo e vediamo quali garanzie potranno essere date anche ai cittadini che sono proprietari di case che poi affittano in tempi brevi. Bisogna trovare un accordo che permetta di approvare una manovra che è parte di un momento difficile, di una inflazione che è ancora forte, di fronte a due guerre ai nostri confini, però nello stesso tempo dobbiamo aiutare soprattutto i pensionati. Sono convinto che alla fine avranno in busta paga qualcosa di più rispetto a quello che avevano lo scorso anno.